Un'imbarcazione di oltre 12 metri che era ormeggiata nella rada del porto di Agropoli nella tarda serata di ieri è stata avvolta da un incendio. Sono stati messi in salvo i vacanzieri, compresi dei minori e anche un cagnolino che erano sull'imbarcazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli con due automezzi. All'arrivo sul posto la barca era quasi totalmente avvolta dalle fiamme e alla deriva, rischiando di fare incendiare altre barche ormeggiate nel porto. Poiché l'imbarcazione in fiamme era lontana dal molo, l'incendio è stato domato grazie all'intervento sinergico con una motonave della Capitaneria di Porto di Agropoli che l'ha spinta verso un molo dove non erano attraccate altre imbarcazioni. Quindi la squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita a domare l'incendio impiegando anche poco tempo. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e ferito nel rogo. I Vigili del Fuoco inoltre sono intervenuti anche sulla strada provinciale 1 Ravello Chiusi, dove si è verificata una caduta di massi. La strada è stata chiusa alla circolazione stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno che sono intervenuti dopo un'accurata verifica del costone roccioso hanno depositato i massi al lato della carreggiata ed inoltrato comunicazione agli enti per una verifica geotecnica del costone. Due vasti incendi poi hanno interessato un'area boschiva di Pellezzano ed il Vesuvio nel territorio di Somma Vesuviana. Sul posto per domare le fiamme, i volontari della Protezione Civile della Regione Campania.